C'era una volta un mondo magnifico nel cuore del Mediterraneo, ricco di boschi, di prati, di laghi e di fiumi. Ma poi il livello del mare si alzò di centinaia di metri, sommergendo montagne e pianure. Rocce, piante e animali finirono sott'acqua. Fra i pochi sopravvissuti di quella tragica e immane inondazione ci furono un ranocchio, qualche pianta, alcuni piccoli uccelli, i soli che oggi possono raccontare la vera storia della mitica Tirrenide. La Magnanina è uno dei più tipici abitanti della macchia fitta e spinosa che cresce sulle scogliere marine. È un piccolo uccello insettivoro del peso di 10 grammi che si può incontrare in ogni stagione nelle isole toscane. Questa è l'isola del Giglio, nell'arcipelago toscano, composta prevalentemente da granito, quindi da rocce frutto di un'antica attività vulcanica. Quindi fa parte di un antico mondo, quello della Tirrenide, un'unica massa di terre emerse che collegava la Francia meridionale, la Sardegna, la Corsica, queste isole. Gran parte di questo territorio finì sotto il livello del mare e rimasero le cime delle montagne. Sono diventate isole come l'isola del Giglio, l'isola di Montecristo, con tutta la loro fauna e flora originaria, che ovviamente, pur essendosi modificata per adattarsi alle particolari condizioni, conserva il retaggio, la testimonianza di questa antica comune origine. L'isola del Giglio è una delle 7 isole dell'arcipelago toscano. Meglio ancora, è una delle montagne della mitica Tirrenide, che era un territorio che si estendeva per circa 300 km di ampiezza al centro del Mediterraneo. Nelle limpide giornate invernali, lo sguardo può abbracciare quanto resta della Tirrenide, fino alla sua estremità occidentale rappresentata dalla Corsica. L'isola del Giglio è in primo piano, con i suoi 405 metri di quota. È montuosa e nella sua estremità meridionale è piuttosto selvaggia. Non ci sono molti animali, ma dai cespugli arriva il canto di qualche piccolo uccello della macchia. Un sentiero serpeggia fra massi e cespugli spinosi e porta ad alcune raccolte di acqua piovana. È qui che vive il più autorevole testimone dell'antica Tirrenide, il disco glosso. Il disco glosso è una via di mezzo fra rospi e rane e deve il suo nome alla particolarità di avere la lingua a forma di disco, fissata al pavimento della bocca. Il disco glosso è un animale primitivo, un fossile vivente. È possibile trovarlo solo in quanto resta sopra la superficie del mare dell'antica Tirrenide. Le isole toscane, la Sardegna, la Corsica, la Provenza e il Monte Argentario. La Tirrenide emerse nel Mesozoico, l'era dei dinosauri, e finì sott'acqua nel Terziario,
in tempi relativamente recenti, geologicamente parlando, ma sempre alcuni milioni di anni fa. Alcuni animali, ancora oggi vivi e vegeti, sono i testimoni degli antichi collegamenti che esistevano tra le isole di questa parte del Mediterraneo. Le stesse magnanine dell'isola del Giglio abitano infatti anche il promontorio delle Cinque Terre, un territorio in discesa, o meglio, in salita. Per viverci, gli uomini nel corso dei secoli hanno dovuto faticare molto. I borghi marinari sono annidati in piccole cale, ma gli abitanti delle Cinque Terre non sono pescatori. La loro ricchezza viene dalla collina e dalla montagna, dove, con un'imponente opera di terrazzamento, hanno strappato terreno a boschi e macchie per coltivare olivi, viti e piante da frutto. Sono stati eretti chilometri e chilometri di muri a secco, che se fossero messi in fila sarebbero lunghi quanto la grande muraglia cinese. Oggi le attività agricole segnano il passo, e la natura, che si era dovuta adattare a vivere nei piccoli spazi risparmiati dagli uomini, può andare alla riscossa. I muri di pietre sono stati colonizzati dalle felci e dalle altre piante. Sono diventati l'habitat di molti piccoli animali. E proprio qui si può trovare un altro interessante abitante dell'antica Tirrenide: la malmignatta. Questo ragno, parente della famigerata vedova nera americana, non costruisce grandi ragnatele, ma si limita a fissare sotto i sassi qualche solido filo di seta, sufficiente comunque per intrappolare la più robusta delle cavallette. Il morso della malmignatta potrebbe uccidere anche un essere umano. Per questo in Sardegna la temono e la ammirano allo stesso tempo e le hanno dato un nome mitologico: Argia, una delle figlie del re di Argo. L'Argia vive fra i sassi e i cespugli di una piccola isola disabitata a largo della costa occidentale della Sardegna. L'isola Mal di Ventre è bassa, con una magra vegetazione continuamente messa alla prova dall'aridità e dalla salsedine. Però ospita molti di questi ragni velenosi. Questa è una femmina, con l'addome nero segnato da 13 macchie rosse. Del maschio non c'è traccia. Probabilmente è stata lei a fargli fare una brutta fine. Adesso il ragno vigila che nessun nemico metta in pericolo le uova contenute nel bozzolo di seta, da cui nasceranno centinaia di minuscoli ragni. Fronte all'isola di Mal di Ventre c'è la costa del Sinis, abitata da molte specie di uccelli marini. È un'area marina protetta.
del Sinis e dell'isola di Malediventre. Particolarmente interessante per la presenza degli uccelli marini che fanno il nido degli anfratti di queste scogliere. Gabbiano corso, berte, marangoni dal ciuffo, sono un po' le specie che abitano queste zone. La Sardegna costituisce la parte più selvaggia dell'antica Tirrenide. Quest'isola è la seconda del Mediterraneo per estensione e sicuramente è la prima per ricchezza di forme di vita. Molte piante e molti animali sono endemici, cioè in tutto il mondo si trovano solo qui. Anche le specie diffuse nel resto d'Europa, qui in Sardegna, hanno assunto abitudini particolari. Per esempio, le aquile reali fanno il nido sulle scogliere marine. Il nido delle aquile è sulle rocce, al riparo di un grande leccio. Oggi per pranzo c'è lepre. Il pulcino, un batuffolo di piumino, è molto vorace e manda giù bocconi al limite delle sue capacità. Ha fretta di crescere e di diventare il più magnifico e potente predatore alato della Tirrenide. Poco abitata, montuosa e con zone poco accessibili come il selvaggio Supramonte, la Sardegna ha conservato arcaici paesaggi boscosi e pastorali. È un alternarsi di alture prevalentemente granitiche, frutto dell'antica attività eruttiva che formò la zolla continentale della Tirrenide e di aridi altopiani punteggiati di querce da sughero. L'uomo li ha colonizzati, ma solo parzialmente, per allevare il bestiame allo stato brado, la vera ricchezza del popolo sardo. Il bestiame, che ha sostituito in buona parte gli erbivori selvatici, è alla base della sopravvivenza degli ultimi avvoltoi grifoni, che si nutrono delle carcasse di pecore, vacche e cavalli morti per malattie o incidenti. In pochi minuti, i grandi avvoltoi, accompagnati dai corvi imperiali, sono in grado di spolpare e ripulire alla perfezione una carcassa, svolgendo così un abile ruolo di disinfestazione dell'ambiente. Una volta sazi e con il gozzo pieno di cibo, partono in volo per raggiungere il nido, una ripida falesia di calcare, rossa per gli ossidi di ferro contenuti nelle rocce. Pesa quanto un tacchino, ma pigola come un passerotto. In Sardegna ci sono, o meglio, c'erano, altre due specie di avvoltoi, il gipeto e l'avvoltoio monaco. Entrambi sono scomparsi nel secolo scorso a causa del bracconaggio e del prelievo dei pulcini nei nidi destinati a musei e collezionisti, una sorte che ha colpito tutte le popolazioni europee. In pochi decenni i due grandi uccelli sono diventati rarissimi, e poi sono scomparsi non solo dalla Sardegna,
ma anche da altre regioni europee. Gli ultimi gipeti della Tirrenide sono quelli della vicina Corsica, ma i conservazionisti stanno lavorando per reintrodurre la specie in Sardegna. Capocaccia emerge da acque cristalline, pulite dalle forti correnti che scorrono sotto la superficie del mare. Questo è il limite occidentale della Tirrenide. Da qui in poi il fondale marino sprofonda fino a 3.000 metri e non c'è più traccia dell'antica massa continentale. È una delle poche zone calcaree della Sardegna, composta quindi di rocce che si sono formate sul fondo del mare per sedimentazione di componenti organiche e che poi sono emerse una volta sprofondato lo scudo di granito. La roccia calcarea è particolarmente adatta allo sviluppo della flora. Cisti, mirti, ginestre spinose, eriche. In pochi metri quadrati ci sono decine di specie diverse, un campione della grande ricchezza floristica del Mediterraneo, con cui nessuna regione europea può competere. Il clima temperato ha favorito la formazione di ricchi patrimoni vegetali che sono stati solo parzialmente disturbati dalle oscillazioni climatiche del passato. Anche durante le glaciazioni, queste zone hanno funzionato come riserve botaniche per le specie amanti del caldo, che da qui hanno potuto riprendere la conquista dei loro territori una volta che i ghiacci si sono ritirati. Così, nel Mediterraneo, fra le 10.000 specie di piante fino ad oggi identificate, sopravvivono specie antichissime addirittura risalenti al terziario, come il carrubo e il lentisco. Fra le rocce di Capocaccia abbondano i più comuni e diffusi abitanti della Tirrenide, le lucertole muraiole. Appartengono a una superspecie, la lucertola tirrenica, che pur presentandosi con varie colorazioni, si ritrova in tutte le zone sopravvissute alla catastrofe geologica che fece scomparire sotto i flutti la Tirrenide. Capaci di resistere al caldo, al sole, di utilizzare l'acqua della rugiada e quella contenuta nel cibo, le lucertole sono fatte per vivere in questo habitat difficile, purché abbondino gli insetti da sgranocchiare con le potenti mascelle. Una bella soddisfazione. La lucertola starà a posto per qualche ora, ma non di più. Questi piccoli animali hanno un appetito formidabile. Gli animali terrestri, come le lucertole, gli anfibi e i mammiferi, non possono superare le distese marine. E quindi, con la loro presenza o assenza, permettono ai biogeografi di ricostruire la storia antica di questo territorio e il ruolo avuto dall'uomo sin dall'antichità. Un po' come è avvenuto in Australia, infatti, anche in Sardegna molti animali terrestri, in particolare i mammiferi, sono stati portati dall'uomo. Non avrebbero mai potuto attraversare il mare e giungere da soli in quest'isola che si separò dall'Europa e dall'Africa prima dello sviluppo delle specie moderne. Molte specie sono arrivate qui con i Fenici, i Cartaginesi e successivamente con i Romani, che, come è ben noto, hanno sempre trafficato con gli animali. A bordo delle triremi cartaginesi sono arrivati in Sardegna non solo i cavallini della giara,
ma anche insospettabili erbivori come i cervi, che provenivano dalla catena dell'Atlante, alle spalle di Cartagine, nell'attuale Tunisia. Il cervo oggi conta più di 3.000 esemplari, diffusi nelle fitte foreste di Leccio. Ma un tempo era un animale raro, reso molto diffidente da un bracconaggio spietato. Dal Nord Africa, con i fenici, è arrivata anche la lepre, oggi considerata una specie a sé stante, molto simile a quella nordafricana. Dalla penisola italiana, invece, è stato importato il più grande predatore terrestre della Sardegna e della Tirrenide. La volpe vive nei boschi e nelle campagne, ed è sempre alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. È un animale moderno dal punto di vista dell'evoluzione biologica. Ha appena pochi milioni di anni e si è diffusa in Europa dopo che la Tirrenide era finita sott'acqua. Non ha avuto così la possibilità di raggiungere da sola la Sardegna, la Corsica e le altre isole, ma vi è stata portata dagli uomini, che speravano così che potesse contenere il numero dei topi e dei ratti. Ai Romani, sempre alle prese con il problema dei roditori, si deve anche l'introduzione della donnola, l'antesignana del gatto di casa. Diversa potrebbe essere invece la storia della martora, il più primitivo tra i mustelidi, che forse potrebbe appartenere alla più antica e originaria fauna della Tirrenide ed aver colonizzato la Sardegna prima che si separasse dal resto dell'Europa. Anche se gli uccelli hanno le ali e possono volare, non sempre amano attraversare le grandi distese di mare. Per questo in Sardegna molte specie non sono presenti. Anzi, possiamo dire che l'avifauna della Sardegna si caratterizza per delle singolari assenze. Per esempio, fra i picchi manca il comunissimo picchio verde, che è presente in tutti i boschi della penisola, dal piano fino alla montagna. Ecco, in Sardegna è completamente assente. E fra i rapaci notturni manca l'allocco. L'allocco è un cacciatore di media taglia che vive nei boschi, anch'esso dal piano fino alla media montagna, in tutta la penisola, anche nella catena alpina, cacciatore di topi, di arvicole, di roditori. In Sardegna invece sono presenti le civette e sono presenti gli assioli. Gli assioli sono dei piccoli gufi che hanno abitudini migratrici, per questo riescono a raggiungere quest'isola attraversando il vasto canale di Sardegna in volo quando vengono dall'Africa durante la migrazione primaverile. Ma è un caso. Per il resto la Sardegna è priva di molte specie che sono invece diffuse nel resto dell'Italia e anche dell'Europa. Di contro, la Sardegna ha funzionato come portaerei, come trampolino di partenza per una serie di colonizzazioni ornitologiche dell'Italia e dell'Europa. Il caso più famoso è quello del fenicottero. Il fenicottero è nidificato per la prima volta negli stagni di Cagliari e da lì poi si è diffuso in tutte le lagune della Maremma Toscana, della Puglia, della Sicilia e soprattutto delle valli di Comacchio, formando altre colonie. Tutto questo è partito dagli stagni di Cagliari. Oppure il caso dell'airone guardabuoi. L'airone guardabuoi è un piccolo airone di color bianco con un colore crema sulla testa nell'adulto nel piumaggio nuziale. Bene, questa specie che era diffusa fino alla metà del secolo scorso solo nella penisola iberica e in piccola parte anche nella Francia meridionale ed era assente dall'Italia, ha iniziato a nidificare negli stagni della Sardegna, formando le prime colonie. Da qui queste colonie poi hanno dato origine a una serie di colonie satelliti che si sono insediate in Toscana, in Umbria, nel Lazio, in Puglia, in Alta Italia, nella Val Padana.
Ovunque ci sono oggi colonie di aironi guardabuoi, tutti quanti in qualche modo figli, nipoti di quel primo nucleo originario partito dalla Sardegna. Originari della Sardegna sarebbero comunque soprattutto i rettili e gli anfibi, ma neanche tutti. Infatti, mentre si può essere certi dell'indigenato delle specie molto antiche, come il disco glosso e le salamandre delle caverne, sicuramente le rane verdi sono state portate di recente dall'uomo. Antica potrebbe essere invece l'unica fra le specie di rospi europei presente negli stagni della Sardegna. Il rospo smeraldino è il più bello di tutti. I maschi, in primavera, intonano il loro malinconico trillo e scendono in acqua per attendere le femmine che devono deporre le uova. Le femmine arriveranno a notte fonda. Il canto dei maschi salirà di intensità. Inizieranno gli accoppiamenti e le deposizioni. C'è un mammifero la cui esistenza in Sardegna potrebbe essere molto antica e precedere il momento in cui la Tirrenide venne sommersa. È il prolago, una specie di coniglio che forse è ancora presente nelle zone rocciose. Il condizionale è d'obbligo perché nessuno lo ha mai visto e tantomeno fotografato. Possiamo solo immaginare che sia piccolo, con la coda corta e le orecchie tonde. Tutto quello che abbiamo sono alcune testimonianze storiche di naturalisti del passato, che nelle loro relazioni scrissero dei grandi ratti che popolavano le scogliere della Sardegna. Sono stati trovati anche resti ossei nelle grotte che si aprono nelle scogliere dell'isola di Tavolara, dove qualche popolazione di prolago potrebbe essere sopravvissuta. Un mistero zoologico ancora irrisolto. Meno misteriosa è purtroppo la storia del più raro abitante della Tirrenide, la foca monaca. Una specie in pericolo di estinzione, di cui restano meno di 500 esemplari nelle acque del Mediterraneo e dell'Atlantico. Fino a 100 anni fa era relativamente comune lungo le coste della Sardegna, della Sicilia e delle isole toscane. Oggi gli avvistamenti sono rari, ma gli ultimi, compiuti nell'area marina protetta delle isole Egadi grazie a fototrappole, fanno sperare che un piccolo gruppo di foche frequenti ancora le acque italiane e possa tornare anche nella più selvaggia isola della Tirrenide. L'isola di Montecristo è la terra più remota della Tirrenide, una montagna di granito alta 645 metri, che dista almeno 35 miglia dalla costa toscana. È disabitata, ci si può venire solo con un'imbarcazione o con l'elicottero. È una riserva, ma soprattutto
un grande laboratorio naturale dove l'evoluzione lavora a pieno ritmo per creare nuove specie e sperimentare nuovi modelli di vita. È circondata da vaste distese marine che in realtà, prima che il livello del mare si alzasse, erano le pianure dalle quali si ergevano le vette delle montagne, fra cui Monte Cristo era la più alta. I soli mammiferi terrestri che vi abitano sono i ratti, i conigli e le capre, e non possono essere arrivati da soli. Le capre discendono da un piccolo gregge che alcuni secoli fa venne lasciato nell'isola dai pescatori, che pensarono prudentemente di assicurarsi una fonte di cibo in caso di naufragio nell'isola. I ratti, invece, sono arrivati clandestinamente nelle imbarcazioni e fra le mercanzie sbarcate per rifornire i pochi abitanti che saltuariamente vi hanno soggiornato. Oggi questi famelici animali rappresentano la principale minaccia per le berte, di cui mangiano le uova e addirittura i pulcini, provocando considerevoli danni alle popolazioni di questi uccelli marini. La femmina della berta depone un solo uovo e non può deporne un secondo se il primo viene distrutto. Ancora più minacciati sono i gabbiani corsi, uccelli che in tutto il mondo vivono solo nel Mediterraneo. L'abitante più inatteso di Monte Cristo è comunque un rettile, la vipera. Riesce a inghiottire una preda che è 3 volte più larga della sua testa, slogando le mandibole, che sono unite da un legamento elastico. È un'operazione laboriosa che richiede molti minuti. La vipera manca dalla Sardegna e non si capisce come possa essere presente a Monte Cristo, a meno che, di mezzo, non ci sia lo zampino dell'uomo. Ma quando e soprattutto perché gli uomini hanno portato le vipere nell'isola? Forse è stato qualcuno che voleva proteggere così il favoloso tesoro del quale si parla nel Conte di Monte Cristo? Tutto è possibile. La vipera si è comunque trovata bene in un'isola piena di ratti e di topi, le sue prede abituali. I rettili hanno molte cose da raccontare sulla Tirrenide. Il gongilo, una specie di lucertola dagli arti molto corti che si trova in Sardegna, è parente dei gongili che abitano la Tunisia e Lampedusa e può essere così considerato un testimone dell'antico collegamento fra la Tirrenide e il nord dell'Africa. Questo animaletto è un mangiatore di insetti, ma ama nutrirsi anche di frutta e ortaggi ricchi di acqua. Non ci sono serpenti a Giannutri. Ce ne sono solo 2 a Monte Cristo e 1 al Giglio. Il biacco, il più versatile e diffuso tra i serpenti italiani. Questo è un biacco, Coluber viridiflavus, uno dei nostri serpenti più comuni, più agili, più aggressivi, innocuo.
Questo è un animale che vive in tutti gli arbustiti, negli ambienti aridi, in mezzo ai sassi, alle rocce. Sa arrampicarsi molto bene, sa nuotare, dà la caccia soprattutto a ramarri e lucertole, ma anche a topi e a piccoli uccelli. I gechi sono rettili caratteristici della regione mediterranea ed essendo animali antichi erano presenti nella Tirrenide prima che finisse sott'acqua. La specie più diffusa è il geco comune o tarantola, ma ci sono anche il geco verrucoso che vive in Sardegna e nella penisola italiana e il piccolo tarantolino o filodattilo, che è il vero campione di Tirrenide, poiché è diffuso in Sardegna, nelle isole toscane e sull'Argentario. Il promontorio dell'Argentario rappresenta l'estrema propaggine orientale della Tirrenide. Un tempo, questo massiccio montuoso che spunta dalla costa della Maremma era l'ottava isola dell'arcipelago toscano. Con il tempo, le correnti marine hanno accumulato la sabbia fino a formare due cordoni di dune che hanno collegato l'Argentario alla costa della Toscana, come fossero due bretelle. Così, l'Argentario ha smesso di essere l'ottava isola dell'arcipelago toscano ed è diventato parte della penisola italiana. Ma per molti versi l'Argentario continua a essere un'isola, con gli animali caratteristici della Tirrenide, compreso il disco glosso, che abita in alcuni profondi pozzi nascosti nel fitto della macchia. Di fronte all'Argentario, a 15 miglia, si leva la mole montuosa dell'isola del Giglio, da cui è partito il nostro viaggio nella Tirrenide. Per essere un'isola rocciosa e per essere relativamente piccola, il Giglio è stata molto abitata nel passato. Ma oggi la popolazione umana è fortemente diminuita a causa dell'emigrazione verso la terraferma. Chi è rimasto continua a dedicarsi alle attività tradizionali. I gigliesi sono pescatori, ma soprattutto agricoltori, e hanno modellato il paesaggio dell'isola. Gran parte delle pendici sono terrazzate, anche se la macchia ha spesso preso il sopravvento sulle viti e sugli ulivi piantati nei terreni che i contadini avevano strappato alla roccia nel corso dei secoli. Nella macchia mediterranea cresce il corbezzolo, la pianta ospite della farfalla più grande e vistosa della Tirrenide, la ninfa del corbezzolo. Anche la presenza di questa specie testimonia l'antico collegamento fra la Tirrenide e il nord dell'Africa. Il genere Caraxes, a cui appartiene, comprende infatti tutte farfalle tropicali africane, e questa è la specie più settentrionale del gruppo. La ninfa del corbezzolo è attratta dai frutti maturi del rovo e non è difficile vederla fra luglio e settembre nei giardini e nei frutteti, intenta a suggere con la sua proboscide il liquido zuccherino contenuto nelle more. La vegetazione delle isole ha due stagioni di fioritura e di rigoglio vegetale. La primavera precoce e l'inizio dell'autunno, quando maggiori sono le piogge. L'acqua è il principale fattore che condiziona lo sviluppo della vegetazione, che ha imparato a bere anche quella contenuta nell'aria, proprio come fanno gli organismi dei deserti costieri. Ci sono anche alcuni alberi di castagno. E in uno di questi ha fatto il nido il rampichino, il minuscolo uccello insettivoro che si arrampica come un picchio.
nell'isola, il maltempo non si limita a nuvole e pioggia. In poche ore può diventare una vera burrasca con venti violentissimi. Il mare in poche ore si agita e mette in difficoltà le operazioni di bonifica ambientale che sono in corso nella zona, dove naufragò un grande transatlantico dopo aver urtato contro gli scogli. Morirono molte persone. L'incidente stava per provocare anche un vero disastro ecologico. E solo l'intervento dei mezzi di bonifica ambientale ha permesso di contenere la dispersione del carburante nelle acque dell'isola. Per disincagliare la nave e avviarla ai cantieri di demolizione, è stato necessario costruire uno scivolo di cemento e posizionare una serie di colonne a decine di metri di profondità. Ciò ha causato non poche alterazioni ai fondali, tanto che una volta rimosso l'ingombrante relitto, è stata avviata l'opera di riqualificazione del fondo marino, soprattutto dei prati sommersi di Posidonia. Le operazioni procedono fra mille difficoltà anche perché si deve operare in mare aperto, ma poco a poco il mare torna alla primitiva bellezza. La pioggia ha messo in moto la macchina della vita. Fioriscono le piante che si ritagliano uno spazio vitale tra i blocchi di granito. L'isola del Giglio ha una flora ricca e caratteristica, che include non solo gli arbusti della macchia, ma anche molte piante erbacee dalle intense fioriture, fra cui alcune specie di orchidee. È il momento in cui gli insetti sono in piena attività e vanno alla ricerca del nettare. Ci sono i bombi e le farfalle, tra cui le tipiche specie della Tirrenide come l'aurora, il podalirio, la cedronella. Ben presto il caldo e l'aridità cancelleranno le fioriture e per molti insetti inizierà una sorta di letargo estivo fino alle prossime e ancora lontane piogge autunnali. Per ora la pioggia è stata abbondante e ha risvegliato i discoglossi che oggi, come milioni di anni fa, si sono affrettati a riprodursi appena hanno realizzato che l'acqua nei fossi e nelle pozze è sufficiente a consentire la metamorfosi dei girini. Sono tornato nell'isola del Giglio. Questa volta c'è il sole. Ho ritrovato tutti gli abitanti che avevo lasciato qui nell'autunno scorso. La lucertola tirrenica, la magnanina che canta in questi cespugli preparandosi a nidificare, gli gabbiani corsi che hanno occupato quelle rocce rosse laggiù insieme ai gabbiani reali e poi il disco glosso. Grazie alla pioggia caduta in questi giorni, gli animali sono usciti dai loro rifugi, hanno raggiunto le piccole raccolte d'acqua e adesso si accingono a riprodursi. Lo fanno soprattutto di notte, quando c'è l'umidità che li protegge dall'arsura e dai raggi del sole. Ecco, questi sono i più tipici rappresentanti della Tirrenide. Gli animali che popolano queste rocce, queste scogliere, questa macchia mediterranea e che ci ricordano come doveva essere questo continente al centro del Mediterraneo. Il cui centro è proprio qui, nell'isola del Giglio.
Nella parte centrale sommitale dell'isola ci sono queste cupole di granito, lisce, gigantesche. Ricordano forme di animali enormi, come questo scarabeo che guarda verso il sole, verso est. È una storia antica che fa parte del passato geologico del Mediterraneo, ma anche una storia moderna, attuale, perché vivi e vegeti sono i testimoni di questa antica terra di Tirrenide, ancora oggi presenti e che sicuramente continueranno a popolare, a colonizzare, a vivere in queste rocce, in mezzo a queste macchie, in questi territori, ancora per tanti anni. Ma l'uomo deve fare in modo che ciò sia possibile. Mediterraneo, con cui nessuna regione europea può competere. Il clima temperato ha favorito la formazione di ricchi patrimoni vegetali che sono stati solo parzialmente disturbati dalle oscillazioni climatiche del passato. Anche durante le glaciazioni, queste zone hanno funzionato come riserve botaniche per le specie amanti del caldo, che da qui hanno potuto riprendere la conquista dei loro territori una volta che i ghiacci si sono ritirati. Così, nel Mediterraneo, fra le 10.000 specie di piante fino ad oggi identificate, sopravvivono specie antichissime addirittura risalenti al terziario, come il carrubo e il lentisco. Fra le rocce di Capocaccia abbondano i più comuni e diffusi abitanti della Tirrenide, le lucertole muraiole. Appartengono a una superspecie, la lucertola tirrenica, che pur presentandosi con varie colorazioni, si ritrova in tutte le zone sopravvissute alla catastrofe geologica che fece scomparire sotto i flutti la Tirrenide. Capaci di resistere al caldo, al sole, di utilizzare l'acqua della rugiada e quella contenuta nel cibo, le lucertole sono fatte per vivere in questo habitat difficile, purché abbondino gli insetti da sgranocchiare con le potenti mascelle. Una bella soddisfazione. La lucertola starà a posto per qualche ora, ma non di più. Questi piccoli animali hanno un appetito formidabile. Gli animali terrestri, come le lucertole, gli anfibi e i mammiferi, non possono superare le distese marine e quindi, con la loro presenza o assenza, permettono ai biogeografi di ricostruire la storia antica di questo territorio e il ruolo avuto dall'uomo sin dall'antichità. Un po' come è avvenuto in Australia, infatti, anche in Sardegna molti animali terrestri, in particolare i mammiferi, sono stati portati dall'uomo.
non avrebbero mai potuto attraversare il mare e giungere da soli in quest'isola che si separò dall'Europa e dall'Africa prima dello sviluppo delle specie moderne. Molte specie sono arrivate qui con i Fenici, i Cartaginesi e successivamente con i Romani, che, come ben noto, hanno sempre trafficato con gli animali. A bordo delle triremi cartaginesi sono arrivati in Sardegna non solo i cavallini della giara, ma anche insospettabili erbivori come i cervi, che provenivano dalla catena dell'Atlante, alle spalle di Cartagine, nell'attuale Tunisia. Il cervo oggi conta più di 3.000 esemplari, diffusi nelle fitte foreste di Leccio. Ma un tempo era un animale raro, reso molto diffidente da un bracconaggio spietato. Dal Nord Africa, con i Fenici, è arrivata anche la lepre. Oggi considerata una specie a sé stante, di boscosi e pastorali. È un alternarsi di alture prevalentemente granitiche, frutto dell'antica attività eruttiva che formò la zolla continentale della Tirrenide e di aridi altopiani punteggiati di querce da sughero. L'uomo li ha colonizzati, ma solo parzialmente, per allevare il bestiame allo stato brado, la vera ricchezza del popolo sardo. Il bestiame, che ha sostituito in buona parte gli erbivori selvatici, è alla base della sopravvivenza degli ultimi avvoltoi grifoni, che si nutrono delle carcasse di pecore, vacche e cavalli morti per malattie o incidenti. In pochi minuti, i grandi avvoltoi, accompagnati dai corvi imperiali, sono in grado di spolpare e ripulire alla perfezione una carcassa, svolgendo così un abile ruolo di disinfestazione dell'ambiente. Una volta sazi e con il gozzo pieno di cibo, partono in volo per raggiungere il nido, una ripida falesia di calcare, rossa per gli ossidi di ferro contenuti nelle rocce. Pesa quanto un tacchino, ma pigola come un passerotto. In Sardegna ci sono, o meglio, c'erano, altre due specie di avvoltoi, il gipeto e l'avvoltoio monaco. Entrambi sono scomparsi nel secolo scorso a causa del bracconaggio e del prelievo dei pulcini nei nidi destinati a musei e collezionisti, una sorte che ha colpito tutte le popolazioni europee. In pochi decenni i due grandi uccelli sono diventati rarissimi, e poi sono scomparsi non solo dalla Sardegna, ma anche da altre regioni europee. Gli ultimi gipeti della Tirrenide sono quelli della vicina Corsica, ma i conservazionisti stanno lavorando per reintrodurre la specie in Sardegna. Capocaccia emerge da acque cristalline, pulite dalle forti correnti che scorrono sotto la superficie del mare. Questo è il limite occidentale della Tirrenide. Da qui in poi il fondale marino sprofonda fino a 3.000 metri e non c'è più traccia dell'antica massa continentale.
è una delle poche zone calcaree della Sardegna, composta quindi di rocce che si sono formate sul fondo del mare per sedimentazione di componenti organiche e che poi sono emerse una volta sprofondato lo scudo di granito. La roccia calcarea è particolarmente adatta allo sviluppo della flora. Cisti, mirti, ginestre spinose, eriche. In pochi metri quadrati ci sono decine di specie diverse. Un campione della grande ricchezza floristica del Mediterraneo non costruisce grandi ragnatele, ma si limita a fissare sotto i sassi qualche solido filo di seta, sufficiente comunque per intrappolare la più robusta delle cavallette. Il morso della malmignatta potrebbe uccidere anche un essere umano. Per questo in Sardegna la temono e la ammirano allo stesso tempo e le hanno dato un nome mitologico, Argia, una delle figlie del re di Argo. L'Argia vive fra i sassi e i cespugli di una piccola isola disabitata a largo della costa occidentale della Sardegna. L'isola Mal di Ventre è bassa, con una magra vegetazione continuamente messa alla prova dall'aridità e dalla salsedine. Però ospita molti di questi ragni velenosi. Questa è una femmina, con l'addome nero segnato da 13 macchie rosse. Del maschio non c'è traccia. Probabilmente è stata lei a fargli fare una brutta fine. Adesso il ragno vigila che nessun nemico metta in pericolo le uova contenute nel bozzolo di seta, da cui nasceranno centinaia di minuscoli ragni. Fronte all'isola di Mal di Ventre c'è la costa del Sinis, abitata da molte specie di uccelli marini. È un'area marina protetta del Sinis e dell'isola di Mal di Ventre, particolarmente interessante per la presenza degli uccelli marini che fanno il nido negli anfratti di queste scogliere. Gabbiano corso, berte, marangoni dal ciuffo sono un po' le specie che abitano queste zone. La Sardegna costituisce la parte più selvaggia dell'antica Tirrenide. Quest'isola è la seconda del Mediterraneo per estensione e sicuramente è la prima per ricchezza di forme di vita. Molte piante e molti animali sono endemici, cioè in tutto il mondo si trovano solo qui. Anche le specie diffuse nel resto d'Europa, qui in Sardegna, hanno assunto abitudini particolari. Per esempio, le aquile reali fanno il nido sulle scogliere marine. Il nido delle aquile è sulle rocce, al riparo di un grande leccio. Oggi per pranzo c'è lepre. Il pulcino, un batuffolo di piumino, è molto vorace e manda giù bocconi al limite delle sue capacità. Ha fretta di crescere e di diventare il più magnifico e potente predatore alato della Tirrenide. Poco abitata, montuosa e con zone poco accessibili come il selvaggio Supramonte, la Sardegna ha conservato arcaici paesaggi.
C'era una volta un mondo magnifico nel cuore del Mediterraneo, ricco di boschi, di prati, di laghi e di fiumi. Ma poi il livello del mare si alzò di centinaia di metri, sommergendo montagne e pianure. Rocce, piante e animali finirono sott'acqua. Fra i pochi sopravvissuti di quella tragica e immane inondazione ci furono un ranocchio, qualche pianta, alcuni piccoli uccelli, i soli che oggi possono raccontare la vera storia della mitica Tirrenide. La Magnanina è uno dei più tipici abitanti della macchia fitta e spinosa che cresce sulle scogliere marine. È un piccolo uccello insettivoro del peso di 10 grammi che si può incontrare in ogni stagione nelle isole toscane. Questa è l'isola del Giglio nell'arcipelago toscano, composta prevalentemente da granito, quindi da rocce frutto di un'antica attività vulcanica. Quindi fa parte di un antico mondo, quello della Tirrenide, un'unica massa di terre emerse che collegava la Francia meridionale, la Sardegna, la Corsica, queste isole. Gran parte di questo territorio finì sotto il livello del mare e rimasero le cime delle montagne. Sono diventate isole come l'isola del Giglio, l'isola di Montecristo, con tutta la loro fauna e flora originaria, che ovviamente, pur essendosi modificata per adattarsi alle particolari condizioni, conserva il retaggio, la testimonianza di questa antica comune origine. L'isola del Giglio è una delle 7 isole dell'arcipelago toscano. Meglio ancora, è una delle montagne della mitica Tirrenide, che era un territorio che si estendeva per circa 300 km di ampiezza al centro del Mediterraneo. Nelle limpide giornate invernali, lo sguardo può abbracciare quanto resta della Tirrenide, fino alla sua estremità occidentale rappresentata dalla Corsica. L'isola del Giglio è in primo piano, con i suoi 405 metri di quota. È montuosa e nella sua estremità meridionale è piuttosto selvaggia. Non ci sono molti animali, ma dai cespugli arriva il canto di qualche piccolo uccello della macchia. Un sentiero serpeggia fra massi e cespugli spinosi e porta ad alcune raccolte di acqua piovana. È qui che vive il più autorevole testimone dell'antica Tirrenide, il disco glosso. Il disco glosso è una via di mezzo fra rospi e rane e deve il suo nome alla particolarità di avere la lingua a forma di disco, fissata al pavimento della bocca. Il disco glosso è un animale primitivo, un fossile vivente. È possibile trovarlo solo in quanto resta sopra la superficie del mare dell'antica Tirrenide. Le isole toscane, la Sardegna, la Corsica, la Provenza e il Monte Argentario. La Tirrenide emerse nel Mesozoico, l'era dei dinosauri, e finì sott'acqua nel Terziario,
in tempi relativamente recenti, geologicamente parlando, ma sempre alcuni milioni di anni fa. Alcuni animali, ancora oggi vivi e vegeti, sono i testimoni degli antichi collegamenti che esistevano tra le isole di questa parte del Mediterraneo. Le stesse magnanine dell'isola del Giglio abitano infatti anche il promontorio delle Cinque Terre, un territorio in discesa, o meglio, in salita. Per viverci, gli uomini nel corso dei secoli hanno dovuto faticare molto. I borghi marinari sono annidati in piccole cale, ma gli abitanti delle Cinque Terre non sono pescatori. La loro ricchezza viene dalla collina e dalla montagna, dove, con un'imponente opera di terrazzamento, hanno strappato terreno a boschi e macchie per coltivare olivi, viti e piante da frutto. Sono stati eretti chilometri e chilometri di muri a secco, che se fossero messi in fila sarebbero lunghi quanto la grande muraglia cinese. Oggi le attività agricole segnano il passo, e la natura, che si era dovuta adattare a vivere nei piccoli spazi risparmiati dagli uomini, può andare alla riscossa. I muri di pietre sono stati colonizzati dalle felci e dalle altre piante. Sono diventati l'habitat di molti piccoli animali. E proprio qui si può trovare un altro interessante abitante dell'antica Tirrenide: la Malmignatta. Questo ragno, parente della famigerata vedova nera americana,